un flash mob, quello fatto da oggi da Fratelli d'Italia, che ha voluto lanciare un segnale forte su una tematica molto, molto trattata negli ultimi giorni e che viene all'indomani del nuovo DPCM, il DPCM Natale, che ieri il Premier Conte ha comunicato a tutti gli italiani. Sì, innanzitutto oggi non sappiamo ancora se siamo regione arancione o regione gialla, questo fa capire lo stato di confusione totale da parte del governo. Quello che è imbarazzante è sapere che il Premier va su Facebook a fare una diretta in cui parla del destino degli italiani e il Parlamento era bloccato a parlare di decreti in sicurezza per far arrivare ancora più migranti in Italia quando abbiamo una nazione al collasso. Questo dimostra, prima di tutto, l'inesperienza e l'incapacità governativa di questo governo, ma anche la bieca ideologia che ha preso questo Parlamento, soprattutto Movimento 5 Stelle, PD e Sinistra, che sta portando questa nazione in ginocchio. Io sono veramente preoccupato per il 2021, perché se questi sono i presupposti, fanno rabbrividire. In questo contesto anche di incertezze per tutti i cittadini italiani, Macerata nello specifico invece si prepara ad accogliere il Natale e domani ci sarà un primo passo, ovvero l'accensione delle luminarie e l'albero alle 9 di sera. Sì, forse è passata un po' inosservata. Noi abbiamo cercato di non chiedere soldi ai cittadini e utilizzare quelle poche risorse che avevamo per mettere luminari e dare un senso a questo Natale, che è difficile per tutti, noi lo sappiamo per primi. Abbiamo cercato di spendere il meno possibile, dando però un segnale di speranza. Sono contento che per la prima volta, credo, perlomeno da quando faccio politica, ho visto una cittadinanza vogliosa di partecipare all'abbellimento della città e questo secondo me è una bella cosa. Quindi siamo sulla strada giusta, c'è tanto da fare, non bisogna fare cose altezzose perché non è giusto, soprattutto per il momento che stiamo vivendo tutti. I nostri concittadini hanno grosse difficoltà e quindi questo è il nostro modo di lavorare, umilmente, vicino alla popolazione, cercando di dare risposte. Non è sempre facile, purtroppo spesso non dipende solo da noi, ma noi quello che possiamo garantire è che ce la mettiamo tutta. Un flash mob qui nel cuore di Macerata con un'istruzione molto esplicativa, no al decreto in sicurezza. Sì, abbiamo voluto replicare una battaglia che Fratelli d'Italia sta facendo in Parlamento diciamo, contro la decisione che sta prendendo il governo di tornare su quelli che erano stati i decreti sicurezza e quindi gettare nuovamente l'Italia e le Marche. Macerata sicuramente è diventata purtroppo, suo malgrado, una città simbolo anche di politiche di immigrazione incontrollata che hanno generato purtroppo fenomeni di criminalità, fenomeni legati allo spaccio, per cui la nostra linea politica è chiara, lo è su tutto il territorio e quindi abbiamo voluto dare un segnale forte anche nel nostro territorio rispetto a una battaglia che sta facendo, insomma, tutto il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia a livello nazionale. Un gruppo parlamentare che proprio ieri, nella tarda serata, dopo il discorso del Premier Conte, era prima fuori, poi all'interno proprio della Camera, appunto per dare un altro segnale forte riguardo le ultime decisioni in merito all'epidemia che sta prendendo il governo. Sì, alcune decisioni che sono state reputate non, diciamo, non condivisibili, soprattutto il discorso legato all'impossibilità di spostarsi fra un comune e l'altro, magari in comuni molto piccoli come sono quelli magari del nostro entroterra, in cui magari le famiglie attraversano la strada e sono in un comune e nell'altro e non possono unirsi, a fronte invece di realtà con metropoli, con Roma in testa, in cui moltissima parte della popolazione può circolare senza alcun tipo di ristrettezza. Quindi sono delle scelte che non sono calibrate per venire incontro alle esigenze del territorio. Poi c'è stata evidentemente, insomma, anche un po' di bagarre sull'utilizzo che ha fatto il Premier Conte della diretta per usare invece, diciamo, una difesa rispetto a un attacco che è stato fatto di un uso improprio, insomma, della scorta rispetto alla difesa, alla tutela da una intervista giornalistica da parte della sua compagna. Quindi si sono sommate queste due situazioni che hanno dato adito a quella che è stata, insomma, oggettivamente una forte protesta anche dentro il palazzo, insomma, del Parlamento.